Amiche e amici, pronta per inaugurare, l'avevo lanciato più volte, questo spazio giovani, largo ai giovani. E la prima ospite di questo spazio è una giovane, una giovanissima, Letizia Carretta. Grazie Letizia per aver avuto la forza di Grazie a te. partecipare a questo spazio. Letizia è una studentessa, ha quasi 19 anni, studia comunicazione. Vi devo assolutamente raccontare perché Letizia, perché per me è assolutamente unica e inusuale come situazione. Io camminavo per la città in cui vivo attualmente, cioè Bolzano, vedo passare questa bella ragazza, molto diversa da quelli che sono i canoni estetici, secondo me, della maggior parte delle ragazze d'oggi, e mi ha colpita. Ho detto, questa ragazza ha un qualcosa di speciale, proviamo a cercare di conoscerla meglio. Vero? È andata così, Letizia? Eh sì, è proprio andata così. Vorrei partire proprio da questo che è un macro argomento importantissimo da conoscere riguardo voi giovani, e cioè il rapporto che c'è oggi come oggi tra voi giovani e i social. Cioè, quando diciamo così c'è stata, tra virgolette, l'esplosione di Instagram, tu avevi circa 7-8 anni, giusto? Sì. Come, intanto, oggi come oggi, che spazio e che forza hanno i social nella tua vita? Allora, nella mia, devo dire, è importante, usano, cioè, tanto spazio, è proprio un modo di comunicare con gli altri. Senza i social credo che non saprei cos'altro fare e sarebbe... Non mi ricordo la vita senza social, ecco, questo devo dirlo. Un'azione importante quella che stai facendo. Quindi voi Eh giovani sì. comunicate attraverso i social. Ok. Pensi che questo, e lo approfondiremo in un altro momento, vi dia qualcosa in più o vi tolga qualcosa rispetto alla capacità di sviluppare relazioni interpersonali e di vivere la vita appieno? Allora, ci sono sempre due lati, secondo me, come tutte le cose. Sicuramente rispetto della realtà qualcosa in meno, perché magari quando si inizia davvero a vedere una persona, rispetto a un cellulare, scriverci è diverso. Magari ci sono un sacco, cioè, molti dicono che ora tutti scriviamo col cellulare. Cellulare, possiamo fare sempre tutto col cellulare e invece dalla realtà perdiamo un po' quei valori e col cellulare siamo tutti dei fenomeni, siamo tutti bravissimi, mentre dalla realtà facciamo fatica quasi a parlare, magari, no? A volte, non sempre, Ecco. ovviamente. Un po' sì. Faccio una domanda un po' provocatoria, se lo posso dire, se no lo dico, taglieremo. Ok? Con te, Letizia, tu mi hai detto che insomma, sei una ragazza come la stragrande maggioranza delle ragazze di oggi, che nonostante sei molto bella e un livello estetico molto alto, qualche problema con la tua autostima ce l'hai. Ok? Sì. Ok. Secondo te, in qualche modo, il non doversi più confrontare con la vita reale, ma confrontarsi soprattutto grazie ai social o attraverso i social, è possibile che stia amplificando questa, diciamo così, incapacità, tra virgolette, di capire meglio chi si è, di confrontarsi meglio con gli altri? Cioè, fa un po' da scudo e quindi in qualche modo amplifica e penalizza le difficoltà che una ragazza di oggi può trovare? Allora, sicuramente vedendo la vita degli altri nei social, soprattutto magari degli influencer, noi ragazze soprattutto tendiamo a essere più insicure. Però allo stesso tempo attraverso i filtri, attraverso proprio quasi la falsità dei social, no? Perché puoi farti vedere chi vuoi, puoi essere chi vuoi. Dato. Su un profilo, puoi trasformarti in qualsiasi altra persona e quello magari ci rende ancora più insicure perché poi dalla realtà ci vedono per quello che davvero siamo e quindi magari temi un attimo di più, hai un attimo più di paura. Però Letizia, è molto interessante quello che tu dici, sarebbe stata la mia domanda successiva. Però guardando il tuo profilo social, perché tu è vero che sei su Instagram, ma non sei, diciamo così, una super appassionata di social, nel senso che pubblichi poco, pubblichi foto carine, eccetera. Mi pare che tu non abbia un grande utilizzo di filtri.
Anzi, la particolarità che mi ha colpita di te, e ripeto che rispetto un po' alla totalità delle ragazze della tua età di oggi, ti proponi in modo ancora piuttosto naturale, anche se magari qualche piccolo utilizzo di filtri. È così? E che giudizio hai delle altre che utilizzano molto i filtri e delle giovanissime ragazzine di 12, 11, 13 anni che utilizzano i filtri? Ok, una cosa per volta ci arriviamo. Allora, cerco sempre, io parlando di me stessa, cerco sempre di essere più naturale possibile. È vero, ci sono delle, magari delle foto in cui utilizzo più un filtro magari sfocato piuttosto che ti fa un po' di trucco leggero, quindi ti migliora un po', ma cerco sempre di essere più naturale possibile. Anche nelle foto che posto non mi sembro così diversa. E penso che i filtri nascondano tutta la realtà. Cioè, vedere delle persone, delle ragazze che magari li usano perché non riescono ad accettarsi, che non si piacciono e quindi tendono ad usare il filtro per mostrarsi agli altri, è una cosa, dal mio punto di vista, non so se nemmeno, non so nemmeno se posso dirlo, triste. Quindi se tu avessi una sorellina di 12-13 anni, che cosa le diresti se vedessi che lei, come oggi succede, già così piccola e così giovane, utilizza i filtri e si pubblicasse sui social? Di non usarli, di essere più naturale possibile, perché alla fine gli altri ti vedono per quella che sei. E con i filtri puoi diventare esteriormente più bella, vero, ma tu sei comunque te stessa e devi essere te stessa sempre, sia interiormente che esteticamente, anche perché vedere una ragazza su Instagram dire mamma mia che bella, poi la vedi dal vivo e dici ma è lei? Cioè davvero è lei questa persona? È brutto, perché davvero è come se ci fosse scritto proprio mancanza di autostima, oppure cerco di nascondere, di scappare da tutto questo, dalla realtà, ed è brutto. Quindi nonostante tu un pochino debba lavorare con la tua autostima, comunque ritieni che l'utilizzo smodato, smisurato di filtri non abbia senso, soprattutto in giovani, no. Sarebbe assolutamente da evitare, è giusto? Bellissimo. Che poi siamo nell'età più bella, che senso ha usare un filtro? Questo intendo, cioè nel senso siamo perfetti così come siamo, con difetti... Difetti, pregi, ovvio, un minimo di filtro sono la prima ad usarlo e lo ammetto, ovviamente, però troppo non mi piace. C'è una domanda che ti voglio fare. Voi giovani, così social, tu mi potrai dire perché tu non sei social, sì, è un discorso a parte che forse faremo. Avete ancora la capacità di emozionarvi guardando la realtà? Cioè la mia domanda è questa, se sei davanti a un bel tramonto, per te è prioritario guardare quel tramonto, osservarlo, riempirti di quel tramonto, emozionarti di quel tramonto, o per te è più importante fotografarlo o farti un selfie e pensare alla condivisione di quel tramonto? Cioè quanto le emozioni trovano ancora spazio in questo mondo così social? Allora, parlando, cioè, personalmente, credo sia un po' un 50-50. Riesco ad emozionarmi davvero tanto, perché sono queste piccole cose che mi piacciono tantissimo, proprio la natura in sé, parlando come prima di naturalezza. Però allo stesso tempo mi viene poi da fare la foto e mostrare agli altri cosa io sto in questo momento vedendo e far vedere che bello che è. Però non è un intento di guardate dove sono, oh mio Dio che bello, è più, cioè un mostrare la bellezza, anche se nella foto non si può capire davvero, perché quello che vedo io in una foto non ci potrà, cioè non potrei mai davvero capirlo, perché vederlo dal vivo è tutt'altra cosa, però è un po' un condividere ciò che a me piace e farlo vedere agli altri, è un po' un farmi conoscere anche. Io per il momento ti ringrazio, sicuramente ci stai aprendo degli spunti di riflessione che possono farci comprendere un po' meglio quello che vivete e come vivete, e molto probabilmente ci rivediamo presto, ok? A presto e grazie a te. Grazie Letizia, grazie.